Nella guida precedente abbiamo visto come scaricare i file di installazione di Windows 10. In questa guida stiamo vedendo come poter installare Windows 10 su un computer. Nel mio caso ho scaricato il file per entrambi i sistemi, sia 64 bit che 32 bit. Impostiamo ovviamente la lingua in italiano. E nel caso di una nuova installazione o un aggiornamento, cliccheremo su Installa. Altrimenti, se dobbiamo ripristinare Windows 10, faremo ripristino del computer. Nel caso di un aggiornamento non sarà necessario inserire il codice perché prenderà quello di Windows 7 o 8 e anche qui nel caso di un computer di un aggiornamento prenderà il sistema operativo attinente a quello precedente. Nel mio caso, in questo caso, prenderò il Windows 10 Home, che possibilmente è quello che verrà più utilizzato, diciamo, a meno che perché la versione Pro è più per motivi professionali. A questo punto, dopo aver fatto tutti questi semplici passaggi, dobbiamo attendere che l'installazione andrà a termine. Sicuramente il computer si riavvierà diverse volte, quindi dobbiamo lasciare che faccia tutto quello che è necessario che il sistema deve fare.